Su Ali per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Parte il nostro viaggio odierno da Pizzighettone, città dalla cinta muraria molto grande, ben conservata e alla quale si cammina anche all'interno. Oggi credo che sia chiusa, ma la vedremo comunque dall'esterno. Anche il centro storico risulta molto interessante. La giornata non è bellissima dal punto di vista meteorologico, ma pazienza. Ringraziando Corazon per aver detto che oggi sarebbe stata una giornata di sole pieno con 106 gradi. Tappa imprevista a Castello di Belpavone. Non era inserito nell'itinerario, ma avendolo salvato fra le cose da visitare su Maps, mi ha evidenziato la bandierina verde e quindi abbiamo fatto la deviazione.
e sosta aperitivo in quel di Busseto, mentre Giuseppe Di Verdi ci guarda invidioso. Sosta rifocillante all'osteria del Vecchio Mulino, eccoci alla successiva sosta, Castello di Rocca Bianca. Il cielo finalmente è diventato azzurro e le temperature cominciano a salire.
castello di Sissa, la rocca che secondo il sito dei castelli della provincia di Parma e Piacenza doveva essere sul Po, ma siamo lontanini dal Po, siamo un po' lontani. Rocca di San Secondo Parmense, giusto? Ma come può? È Dio che non mi assiste. Siamo a San Secondo Parmense? Sì! Ok, meno male, speriamo. La giornata ormai volge nettamente al bel tempo, caldo, perché ovviamente si avvicina alla fine della giornata, sono quasi le 6. Ma va bene. Dell'arte entrando, esatto, nella rocca uno dice cazzo, ci hanno lasciato un telo squarciato, invece è un'installazione artistica, ma va bene così. Eccoci in tardo pomeriggio alla rocca di Fontanellato, suggestiva rocca del Parmense che quasi sicuramente sancirà la fine del tour odierno.
E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.